spaccio, svolgeva attività di inquinamento del tessuto sociale, perché spacciava in prossimità dei luoghi frequentati da giovani, aveva programmato l'apertura di una sala giochi proprio nella consapevolezza della facilità di spaccio in certi ambienti giovanili. Era un'attività al dettaglio che era ormai diventata remunerativa, sistematica, con approvvigionamento e poi di spaccio. Peraltro l'organizzazione si è resa responsabile anche di una serie di episodi di estorsione e di usura, in quanto i vari pusher che poi non provvedevano a saldare le partite che acquistavano per lo spaccio al minuto venivano fatti oggetto di aggressione verbale ma anche fisica. Addirittura in un episodio le lesioni che erano state procurate per l'aggressione erano state poi tra virgolette utilizzate per una truffa assicurativa, il cui premio era stato versato per saldare il debito di prova. Altrettanto importante, anzi forse più di pari importanza, è l'operazione che riguarda appunto il riciclaggio di somme che venivano truffati a ignari cittadini. Con il sistema del phishing che ormai tutti conosciamo, un'organizzazione provvedeva a impadronirsi delle credenziali bancarie di un alto numero di cittadini in tutta Italia, e l'indagine parte dall'osservazione acuta svolta dagli investigatori dei carabinieri di Reggio Calabria, che hanno rilevato come in moltissimi casi i bonifici con cui venivano destinate le somme sottratte all'organizzazione criminale, questi bonifici venivano concentrati sulla città di Reggio Calabria. Da questa osservazione si parte per ricostruire la vera e propria organizzazione che ha infatti relazionandosi ad un'organizzazione criminale che riteniamo estera, che forniva le credenziali bancarie attraverso il sistema del phishing e provvedeva poi a effettuare i bonifici con le somme sottratte. Dicevo, questa organizzazione che aveva base a Reggio Calabria era riuscita a procurarsi centinaia di carte postpay attraverso aperture di conto, attraverso la disponibilità che veniva offerta da altri soggetti complici, e su questi conti venivano destinate le somme sottratte, da qui prelevate in contanti nell'immediatezza del bonifico stesso, onde evitare qualsiasi individuazione e riconoscimento da parte della polizia giudiziaria.